Senta, lei rappresenta moltissimi VIP, no? Ma pagano tutti o qualcuno fa il vento ogni tanto? Tanti, tanti. Sì, ci sono molti che sono convinti che basta che io accosti il mio nome a loro e loro al mio che già mi hanno ripagato di una vita. Invece a lei? Non è così, no, no, non è così. Ce ne sono tanti che non pagano, ma io faccio la causa e le riprendo i soldi. Non molla? No. A Sergento e Nina Mori ci hanno saldato poi cause vecchissime. No. Mai? Mai. E là si è arresa lei? Eh? Si è arresa lei? Non è che mi sono arresa, hanno fatto sparire tutto quello che avevano, forse non avevano mai avuto niente. Ah. Via Sergento, fra l'altro, disse: comunque non la difenderei neppure se ritornasse. Io difendo le vere vittime. Posso e voglio scegliere. A parte che immagino, insomma, che lei difenda alla fine, come è giusto, tutti, no? No. Ma no. Perché a Sergento? I miei veri clienti sono i figli. I grandi mi pagano e i figli sono i miei clienti. Vabbè, se l'ha aggiustata carina. Ma a Sergento perché non è stata una vera vittima? Perché può mai sembrare una vittima a qualcuno? A me me l'ha sembrata al primo momento, mi era sbagliata. Senta, l'ex moglie del cacciatore Andrea Pirlo, si dice che lei riuscì a far ottenere un assegno di mantenimento per tutte queste cose di 53... Si dice dove? Che io non parlo mai dei miei clienti, non voglio parlare. Di 50... Vabbè, una cosa vecchia. Solo di quelli che non pagano, solo di quelli che non pagano. A quel punto facciamo una lista. A quel punto sì. Una gogna mediatica, certo, ecco, una macchina del fango. Certo. Ma... 53.000 euro di assegno alla moglie di Andrea Pirlo al mese, è possibile? Beh, brava. L'aspetto, le tengo un posto, spero che non le serva mai. Faccia sempre prima l'avviso di tradimento, ma comunque l'aspetto. Comunque, rimaniamo in contatto. Senta, mi dice qual è l'assegno di mantenimento più alto che è riuscito a ottenere, che è stato un suo trionfo proprio? 150.000 euro al mese. Beh... Giuseppe Cruciani di lei ha detto: appena ti siedi nel suo studio sono 10.000 euro. Una lei... volta. Ah, tariffe base. Certo. Certo. Una volta nel 2009, diciamo, lei ebbe qualche problema con l'ordine degli avvocati anche che le contestò prima, le parcelle, con una sospensione di 3 mesi che lei contestò. Per 1.800 euro di parcelle in più. Io mi sono fermata, 3 mesi ho scritto un libro e ne ho guadagnati molti di più. Alla faccia dell'ordine degli avvocati. Io ho una bella qualità, che è quella di trovare il bello del brutto che mi succede, sempre. Pure i soldi, trova solo il bello. Tutto, se no mi ci metto neanche. Ma lei è invidiata dai suoi colleghi un po'? Purtroppo penso di sì, lo vedo come si comportano con me, è facile, non so, ma cosa devo fare? Non posso fare niente. Lei vive sempre in un appartamento di 300 metri quadri, senza muri, con un ingresso... 200 più 50 di terrazzo. Più 50 di terrazzo, sì. Con questo ingresso a forma di ovale che ricorda, almeno a lei, l'utero. L'utero, certo. Lei dice: per sentirmi accolta tutti i giorni. Entro in casa e rientro nell'utero. Accolta da chi? Dall'utero. Ah, dall'utero, proprio in persona. Senta, c'è sempre il frigorifero... tempestato di Swarovski che il salone è piccolo, ma è piccolino, carino. Si è ispirata un po' ai Casa Monica come stile. No, che orrore. Nel 2015 lei a un certo punto ha pensato di candidarsi sindaco per un attimo, no? Non ho a Milano. Me lo chiedevano tutti. Me lo chiedevano e lei un po', diciamo, dall'idea è stata solleticata. E quando qualcuno le ha chiesto: davvero lei conosce le periferie? Lei ha risposto: sì, anche se con l'autista giro molto. Cioè lei faceva i tour tipo safari, non scendeva dalla macchina per fare le foto. Scendo anche, perché io in periferia conosco dei negozi dove c'è un prosciutto meraviglioso, delle pesche che si trovano soltanto, ma tipo mica dove? Solo a mi Milano, faccia l'esempio di... mica solo a Milano, anche adesso non mi ricordo le vie, le salvie. No, però in quale periferia va a comprare il prosciutto, per esempio, lei? A Roma. E quale periferia, come si chiama? Perché per lei la periferia è Prato, capito? Chiamare il notista se mi dà il telefono. Neanche sa come si chiama. Ma no, non so, una volta che ho smesso di guidare le vie non mi interessano più. No, la zona. Ho guidato tanti anni, basta. C'è messa la periferia, secondo me. La zona è per andare verso via Nomentana. È qua. No? Ecco, e allora è qua, vedi? Qua. Si è fatta tutti i vaccini per venire qua. Sì, ho portato antitetanica, non solo, ho portato anche il tampone. No, dicevo per lei, la protezione paura sua, come si fa nei paesi esotici. Ma io non ho mica paura, anzi è carinissimo. Quando vado in periferia le persone mi riconoscono e sono carinissime. Per cui, posto che non sono una rock star, mi fa impressione che vengo un avvocato che viene riconosciuto, non è normale, no? Veniamo ai sentimenti.
È innamorata adesso? No. No, purtroppo non sono innamorata, però capito, per innamorarmi devo trovarlo intelligentissimo, spiritosissimo, radicale, pazientissimo e radicale, cioè. Poi lo vuole giovane, no? E poi, ma giovane no, più giovane di me sì, perché uno della mia età mi muore sulla pancia, non lo voglio. Lei ha detto, da qualche anno sono single, ora mi diletto con fidanzati occasionali. Quanto occasionali? Dipende da quello che ho da fare di lavoro, on demand. Ma abbiamo un po', come dire, di pastura? Beh, certo, non è che ne posso avere uno se è on demand. Lei ha detto, tutti si lamentano di me perché ho degli atteggiamenti, secondo loro, non femminili. All'interno della mia camera da letto, invece, io sono proprio come una schiava giapponese, quindi un po' geisha, no? Sì. Che fa di così geisho? Qualunque cosa che non sia la belva Anna Maria BDP. Ci lascia così, ci faccia un po' capire che vuol dire essere geisha per lei. Faccio capire adesso, quando troverò questo radicale, un po' più giovane, intelligente, spiritoso, glielo mando e glielo racconta lui. Va bene. Comunque all'ingresso del suo studio c'è un manichino in toga e guépierre. La toga è la sua e il body di Pizzo pure, lei dice, per renderlo più simile al reale. E il reale è lei. Sì. È sexy lei. È una secondo me molto, però lei è una donna, non me lo direbbe mai. Se le lo chiediamo a un uomo, vediamo cosa ci dice. Beh, chiede al regista. È molto seduttiva. Seducente più che seduttiva. E non è seduttiva? No, io non mi metto lì a fare apposta. Mi viene naturale. Mi viene naturale. Cosa le piace di più del suo fisico, del suo aspetto fisico, e cosa le piace di meno? Il seno, forse il seno. Seno perché è il simbolo della maternità, io sono molto materna, molto accogliente e poi è apprezzato, per cui penso che vada bene. E di meno? E di meno i capelli, vorrei biondi e lunghi come i suoi. Ha mai avuto una relazione con una donna? No, però l'avrei volentieri, ma non mi è mai piaciuta una donna tanto da avere una relazione. Qualche anno fa, a lasciare il suo studio per mettersi in proprio, è stato l'avvocato Alessandro Simeone, che è l'attuale avvocato di Ilary Blasi. È più bravo di lei? È bravo come lei o lei resta più brava? No, io sono sicuramente più brava di lui, sicuramente, però lui prende il meglio di me. Io l'ho sempre considerato il mio figlio giuridico. Ho sofferto molto quando è andato via, mi è piaciuto trovarmelo contro perché l'ho visto durissimo, combattivo e questo è il meglio di me che lui si è preso. Ma questo Simeone è più costoso o meno di lei? Secondo me di più perché è di Carrara. Io ho la casa in Liguria, ma ai confini della Toscana, vicino a Carrara, i carrarini sono... attaccati. Madonna mia, più dei Liguri. Cioè io proprio faccio il confronto, quindi penso che lui sia più di me. Lei non parla dei suoi clienti, quindi adesso io le farò delle domande che riguardano lei e non loro, quindi lei scelga assolutamente di rispondere o di non rispondere. Fino a poco tempo fa... No, infatti mette... No, perché... No, che clima rasserenato! Cioè, comunque, fino a poco tempo fa lei era l'avvocato legale di Francesco Totti, poi ha rinunciato... Totti chi? Ecco, no, infatti la domanda era se era stata più una liberazione rinunciare all'incarico o un dispiacere. Non so chi sia. Ha presa bene. Comunque diciamo che l'incarico, lei ha rinunciato all'incarico perché lei aveva proposto un accordo. Non ricordo. Che non è stato accettato dall'entourage. Comunque di Totti. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ah, così, eh. Vabbè, allora, guardi. Le chiedo delle cose che chiamano in causa direttamente lei. Poi lei scelga come al solito. Vediamo, perché tutte le sue premesse poi vengono smentite, per cui... Lei è stata direttamente chiamata in causa dopo quella famosa intervista di Francesco Totti sul Corriere della Sera. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Allora, Selvaggia Lucarelli... Selvaggia no, Lucarelli... ancora peggio. No, perché sennò non si capiva quell'antipatia che lei aveva nei suoi confronti. No. Invece, probabilmente, diciamo, una credine legata... ha un commento che lei ha fatto a questo. È stata dipendente di mio fratello a un certo vabbè, punto. Che vuol dire? Vuol dire, si vede che comunque da quel momento è rimasto qualcosa. Selvaggia Lucarelli ha definito quell'intervista un autogol, evidentemente concordata con chi lo stava affiancando nella sua battaglia legale. Pensa che lo stile dei divorzi anni 90-2000, in cui vinceva chi tirava fuori so più scheletri dell'armadio, non so niente, funzionava dovrei studiare ancora. Il caso, non so niente. Ma le ha dato fastidio? Non so che di che cosa stia parlando, per cui...
Vabbè, però su Gabriele Muccino quello è una cosa che già, riguarda è già lei. Querelato, quando ci saranno problemi. Allora, però, scusi, il mio avvocato David Leggi ha già depositato la denuncia. Però spieghiamo solo perché se no non si capisce perché l'ha querelato, perché Gabriele Muccino... L'ho querelato perché ha detto che io ho fatto 8 denunce penali, tutte archiviate, e io non ho mai fatto nella mia vita una denuncia, tanto che ho un avvocato che lo fa per me. Ah, perché Muccino ha detto che lei invece era l'avvocato della controparte della moglie. Non ho mai fatto e che lei denuncia. Schiaccia le vite delle persone che si sono amate come fossero noci. E questo è quello che dice lui. Certo, l'ha scritto lui. Non è vero. Però lei, al di là del caso specifico, uscendo dal caso specifico, si è interrogata perché lui ha detto una cosa così forte? Perché tanta credine, questo voglio chiederle? Perché ha perso tutto. Normale. Però, diciamo... Madonna mia, ma l'ha vista la foto? Adesso lui denuncia lei per aver scelto quella foto. È più brutto che di persona, terribile. Una parola buona per tutti, c'ha lei. A parte, diciamo, essere la suocera che tutti vorremmo, mi dice un suo pregio? Che sono generosa. E un suo difetto? Che sono molto prepotente. Quando lei aveva 12 anni, ha subito... una molestia pesante, lei era in ospedale, era stata operata e un anestesista di notte l'ha molestata. Questa persona è stata processata e condannata, sì, sì. Ma questo è un episodio a cui lei pensa ancora oppure che ha rimosso, diciamo, dalla sua vita? No, io ci penso, quello che proprio è brutto è essere violata nella tua intimità quando ancora non sai che è la tua intimità e la devi scoprire in quel modo. E quindi vedere una persona adulta che viene, ti entra e ti mette questa mano tra le gambe, ti resta per il resto della vita. Per cui non è che voglio sminuire quello che succede agli altri, ma trovo che oggi le donne siano esagerate. Cioè, se uno ti dà una pacca, ti tocca per sbaglio col gomito, ti tocca il seno. No, per sbaglio. Succede per sbaglio e invece fanno le vittime, le scene che non è stato uno sbaglio. Ma quando anche non lo facessero per sbaglio, ma ti toccano il sedere, o ti toccano una spalla, o ti toccano così, quasi per apprezzarti, per ammirarti. Ma una scena, dov'è? Sono stata male. No, beh, però insomma, se ti toccano per apprezzarti, ci deve essere reciprocità, se perché? No... Se io non voglio, non lo devi fare. Ma se ancora non l'hai apprezzato, come fa a esserci reciprocità? Non ci siete conosciuti, se uno ti deve conoscere... Però uno non è che si conosce con una mano sul sedere, no? Ma non sul sedere, dovunque la mettono, anche se fanno così. Vabbè. Ma insomma la molestia è la molestia, l'avance gradita è l'avance gradita. Però c'è molestia e non molestia.